fatto gira e Vecchietti gli ha detto: "Male, un po' hanno fatto tanto amore, dovevo da pure io". Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi è domenica, dove ci siamo spostati questo weekend. Niente di nuovo, siamo sempre al mare, allo stesso posto dove eravamo la settimana scorsa, ovvero a Foce Verde, perché Giordana voleva vedere il posto, voleva portare un po' Zeus al mare e allora siamo tornati qua. Nello stesso tempo ne approfittiamo perché ci viene a trovare un'amica che abita qua in zona e anzi più tardi viene anche mia sorella con mio cognato, vengono a pranzo e stanno un po' con noi. Quindi diciamo domenica affollata, movimentata. Giordana? Eh? Mi dovete soffiare il naso. Prova a soffiare. Non esce niente. Prova a soffiare. Tipica faccia di chi soffre. Se te sdragli dopo te la do pure a te una spazzolata ai peli. C'è un cucciolo ha tirato fuori. Questa è qua il nuovo spazzola, eh? Ancora non è niente, ci fai buste intere. Immaginate dentro al camper quello che mi lascio ogni volta. E io che devo usare, fai un po' vedere. Fai un po' vedere che devo usare. Erbatti materasso! Capito? Colletto, orecchia, madonna che orecchia, c'è una fettina panata. Bello tendone, ah che boccuccia grande. Vabbè va, va. Will I hide it? Eat me alive it. Can't be denied it. They're inside of me. And I'm really not the person that you see. Up on the stage. Allora, loro sono andati a fare passeggiata, meno male, perché a me mi toccano le pulizie. Lo sapete, io faccio il filippino, no? Alla Giordana avete visto, spazzolate il cane, eh? E io pulisco, vedete? Guardate l'efficacia di questo, eh? Differenza, ma ovviamente un paio di passate e si porta via tutto, quindi piano piano
tocca fare cose. Io ho finito di resettare tutto il bagno, di pulire, di mettere a posto, come vedete. Ho già preparato il secondo tavolo, perché oggi saremo in 5, quindi tutti qua non c'entriamo. E niente, passiamo una giornata diversa in felice compagnia. Nel frattempo mi segno quello che è finito e che dobbiamo ricomprare per il prossimo week. Un po' di spesa, insomma. Cari ragazzi, anche questo weekend è arrivato al termine. Ora stiamo facendo l'acqua, non so se riesci a vedere. Siamo fermati a una fontanella qui a questo paesino che non so come si chiama, mi pare Borgo Grappa, una cosa del genere, molto molto carino. E c'è una bella fontanella con una bella pressione e ci vuole poco a riempire il serbatoio. E niente, quindi che vi devo dire, vi lascio con queste immagini. Quindi dicevo, vi lascio con questa immagine di questa torre con l'orologio in questa piazza del paese, credo Borgo Grappa, ben curata, molto carina. E niente, noi finiamo di fare acqua e si rientra alla base. Grazie a tutti voi per la compagnia e ci vediamo la prossima volta, come al solito, nel prossimo weekend. Ciao ragazzi, a presto!